50 stati, 50 storie. 50 storie spesso molto diverse fra loro. Gli Stati Uniti sono una federazione e la storia degli Stati Uniti è spesso discussa e anche abbastanza conosciuta, tutto sommato, qua in Italia, almeno a larghe linee. Gli stati che compongono gli Stati Uniti, che sono 50, non sono pochi, più un distretto, hanno una storia peculiare. Ognuno di loro ha una storia molto diversa dagli altri, in alcuni casi veramente molto diversa. E questo credo che sia un tema molto meno conosciuto in Italia. Quindi ho deciso di fare una serie di video da dedicare a ciascuno degli stati, qui a fine saranno 50 video, probabilmente anche qualcosa in più perché alcuni stati hanno una storia molto elaborata e in un video solo è difficile riassumerla. Basti pensare al Texas per citarne uno. L'idea è di fare una collana di video in cui raccontare la storia degli stati dal punto di vista storico, quindi io non vi racconterò che cosa sono gli stati oggi, ma la loro storia, come sono arrivati a essere quello che sono e partendo più o meno dal momento in cui comincia ad arrivare la colonizzazione e a crescere quello che poi sarà lo Stato che entrerà a far parte degli Stati Uniti. Non racconterò la storia precedente, che esiste, perché ovviamente esistevano popolazioni native, semplicemente perché è un altro capitolo, è un capitolo anche molto interessante, ma che va studiato a parte e approfondito a parte. Magari in futuro dedicherò qualche video anche a quello. Qui mi limiterò a accenni generici relativi all'inizio, alle origini, alle condizioni iniziali, al momento dell'arrivo dell'uomo bianco, per poi arrivare a capire come si sono creati questi stati e che tipo di storia hanno. E vi garantisco che ogni stato ha veramente una storia diversa dagli altri, in alcuni casi molto differente. Il primo stato che ho deciso di proporre è uno stato che in Italia è abbastanza, credo, sconosciuto. Difficilmente si parla di questo stato. Lo stato di Washington, da non confondersi con la capitale Washington, che sta in un altro territorio, in un distretto di Columbia. Lo stato di Washington si trova nella zona del nord-ovest del Pacifico. Più o meno siamo a confine col Canada e siamo più o meno in una zona che non è fra le più frequentate dagli italiani, anche se sicuramente c'è chi ha visitato queste zone. La capitale è Olympia, una città piccola, 55.000 abitanti, ma la città più conosciuta, e questa è una città abbastanza conosciuta, è Seattle. Seattle è sicuramente una città molto conosciuta. Chiaramente non stiamo parlando di New York o Chicago, quindi il livello di conoscenza degli italiani di queste zone è inferiore, ma si tratta di territori che hanno una storia molto ricca. Prima di tutto cerchiamo di capire come si trovava lo stato di Washington nel momento in cui inizia la nostra storia. Allora, i territori che oggi compongono lo stato di Washington intorno alla metà del Settecento avevano un aspetto sul piano naturale abbastanza simile a quello di oggi, nel senso che si tratta di uno stato che ha una natura molto gradevole, molto affascinante, si presta alle fotografie, panorami bellissimi, con foreste, con fiumi, cascate, montagne, ma anche con la costa pacifica, che è una costa che è sempre stata luogo di commercio e di scambio. Non era molto sviluppato il settore agricolo, che invece ha avuto uno sviluppo molto importante nel XX secolo. Oggi è uno degli stati che produce di più a livello agricolo all'interno degli Stati Uniti. All'inizio della nostra storia molto meno. Era abitato alla metà del Settecento dalle tribù di nativi, che erano divise in due grandi gruppi, perché lo stato di Washington comprende appunto la costa, che è forse la zona più sviluppata e importante, dove ci sono le città più conosciute, Seattle, e una zona più interna. Quella più interna ha caratteristiche ovviamente diverse dalla costa, è più montagnosa e si presta a un racconto quasi differente da un certo punto di vista. I nativi più interni facevano parte del grande ceppo delle culture delle pianure. Quelli invece che abitavano sulla costa avevano abitudini un po' diverse, erano più dediti alla pesca del salmone che abbondava in quelle zone, ma anche delle balene, andavano a caccia di balene. Erano dediti al commercio, si scambiavano volentieri, conoscevano la schiavitù, faceva parte dei loro usi anche la schiavitù e avevano subito l'impatto dell'uomo bianco prima ancora che arrivasse in carne e ossa, con l'impatto del cavallo, che portato dagli spagnoli si era diffuso piano piano fino ad arrivare in queste zone e aveva cambiato molto il loro modo di vivere. Non sarà l'unico impatto, perché nel momento in cui arrivano i primi
coloni, i primi esploratori con cui c'è uno scambio, i primi sono spagnoli e russi, e poi approfondiamo, i nativi subiranno un impatto violento, in questo caso neanche dovuto a una scelta voluta da parte di chi arrivava, ma all'impatto delle malattie. Come spesso è successo nella colonizzazione dei bianchi, le popolazioni native non erano preparate dal punto di vista genetico alle malattie tipiche dell'Occidente. E non solo dell'Occidente, perché parliamo anche della Russia, che è un paese con una storia un po' a sé stante, e furono impattati soprattutto dagli spagnoli. E questa cosa porterà alla diffusione di malattie che per un centinaio di anni decimeranno la popolazione nativa. Alla lunga riusciranno ad avere una schermatura contro queste malattie, a produrre una propria immunità, però prima hanno pagato un prezzo molto pesante. E gli storici calcolano, sono stime difficili, quindi vanno sempre prese un pochino con le pinze, con cautela, però calcolano un calo della popolazione dell'80%, non poco decisamente. Dicevamo, i primi coloni sono spagnoli e russi, vi ho citato. I russi avevano colonizzato l'Alaska. L'Alaska farà parte dei possedimenti russi fino al 1867, poi verrà venduta agli Stati Uniti. I russi avevano costituito delle basi e avevano scoperto che nelle zone dell'Alaska e limitrofe era possibile andare a caccia di animali da pelliccia che avevano delle pellicce molto molto quotate sul mercato cinese. I cinesi erano ghiotti delle pellicce di lontra, erano pronti a pagare qualsiasi cifra, andavano di moda, perciò erano pronti a pagarle. E i russi, saputa questa cosa, capita questa cosa, iniziarono ad andare a caccia di lontre, spesso obbligavano le popolazioni locali ad andare a caccia di lontre, e iniziarono un commercio molto proficuo. Fu creata dai russi una compagnia per lo sfruttamento commerciale dei loro possedimenti, compagnia che la compagnia russo-americana ricevette anche diciamo, l'ok dello zar, lo zar Paolo, che diede il proprio permesso a concedere il monopolio del mercato commerciale alla compagnia fondata da Grigori Shelikov. Grigori Shelikov fonda questa compagnia e viene anche creato il primo insediamento bianco nelle zone del nord-ovest, avviene in queste zone, nell'isola di Kodiak, nel 1784. Alexander Baranov, suo successore, farà delle puntate esplorative, dall'Alaska scenderà fino nello stato di Washington, spesso e volentieri, quello che è l'attuale stato di Washington, e arriverà fino in California. Ci saranno anche degli insediamenti, sia pure di breve durata. Quindi vi cito i russi perché anche se loro erano proprietari dell'Alaska, entrano nel territorio di Washington per esplorare e andare a caccia di pellicce. E questo avrà anche un impatto perché gli spagnoli, una volta saputa la cosa, inizieranno a loro volta a cercare di delimitare la propria sfera di influenza. Erano queste lotte fra stati per delimitare questo territorio lo sfruttiamo noi, no, lo sfruttiamo noi. Gli spagnoli cercarono di stabilire una latitudine per il confine, sulla base delle missioni che mandarono alla ricerca di un'affermazione su questi territori, alla latitudine 54 gradi 40 minuti nord. È una latitudine che poi ritornerà in questa storia, quindi io ve la dico ora. Ricordatevi di questa latitudine perché poi questa cifra avrà un suo seguito, un suo sviluppo, un suo perché. Gli spagnoli fanno le prime mappature delle coste dello stato di Washington, anche se la maggior parte del territorio inesplorato, partiamo da questo presupposto, ma comunque iniziano un confronto con i russi e anche con gli inglesi, perché gli inglesi fanno la loro comparsa. James Cook, proprio lui, il famoso capitano, guida una spedizione e nella sua spedizione troviamo anche altri personaggi importanti, William Bligh, quello dell'ammutinamento del Bounty, e anche George Vancouver, che poi ritorna in questa storia. Cook scopre come l'avevano scoperto, come i russi avevano scoperto l'importanza della pellice sul mercato cinese, la stessa cosa viene scoperta da Cook, che sul mercato di Canton rivende un po' di pellicce che aveva scambiato con i nativi locali. I primi contatti con i nativi sono all'insegna del commercio. Ogni tanto c'è qualche episodio violento, ma nella maggior parte dei casi si commercia. E peraltro si scopre quasi subito che questi nativi sono anche molto svegli, non sono affatto dei commercianti facili da raggirare. Comunque, questa spedizione di Cook permette di scoprire che sul mercato cinese a Canton le pellicce sono quotate e quindi anche gli inglesi capiscono la stessa cosa che avevano capito i russi e iniziano a essere interessati al controllo del territorio.
Dopo l'esplorazione di Cook, ci sono altri sviluppi perché spagnoli, russi e inglesi iniziano a avere interessi nello stesso territorio. I russi si defilano un po', si concentrano sull'Alaska. Spagnoli e inglesi hanno dei contrasti e si giunge nel 1790 a un trattato che risolve la controversia di Nutka dovuta a un insediamento e ai britannici viene riconosciuto il diritto di esplorare queste zone. George Vancouver, che era stato nell'equipaggio di Cook, viene quindi rispedito a esplorare e dà molti nomi a luoghi geografici e dà un nome generale a questa terra, la chiama New Georgia. È un nome che non resisterà, dedicato a Re Giorgio d'Inghilterra. Una cosa molto curiosa, perché se ci pensate, lui l'aveva chiamata New Georgia in nome di Re Giorgio, che era il re che era stato combattuto dai ribelli statunitensi per formare gli Stati Uniti indipendenti, e al suo posto, alla fine, il nome sarà Washington, in onore del generale che ha combattuto le truppe di Re Giorgio. Quindi quasi una cosa ironica, diciamo, una maledizione, per Re Giorgio. Gli americani fino adesso non ve li ho citati, gli statunitensi sono rimasti un pochino ai margini. Gli Stati Uniti, dopo essere usciti dalla guerra d'indipendenza, piano piano avevano iniziato a guardare questi territori che non facevano parte degli Stati Uniti, perché tutta la lunga striscia molto vasta che partiva dal confine col Messico, arrivava all'attuale Canada praticamente, era chiamata Oregon e non faceva parte degli Stati Uniti, che avevano sì espanso i loro territori, la Louisiana, ma non facevano parte degli Stati Uniti questo territorio dell'Oregon, di cui faceva parte attualmente lo stato di Washington, che è ancora identificato in questo momento come Oregon. Iniziano a interessarsi a questo territorio e il presidente Jefferson organizza una spedizione che è famosissima, sostiene una spedizione che è famosissima, la spedizione di Lewis e Clark. Questi due visitano tutto questo territorio, sono due personaggi famosissimi, sono due esploratori che hanno lasciato il segno sicuramente a livello storico, scoprono che il viaggio è molto più lungo di quello che pensavano, irto anche di pericoli, ma notano anche la presenza di risorse interessanti. E lasciano un segno del loro passaggio. C'era un albero perché adesso non c'è più, è stato sostituito da un monumento in cui avevano inciso i propri nomi e poi anche la frase By land from the United States e la data 1804-1805. I racconti legati a queste prime esplorazioni fanno pensare che questi territori siano una specie di terra del latte del miele. Si vocifera che siano talmente ricchi da poter portare ricchezza a tanta gente. In realtà sono territori che sicuramente avevano degli elementi sfruttabili per accrescere la propria ricchezza, ma non così clamorosamente ricchi come descritti in certi racconti. Questa è una cosa tipica delle terre inesplorate. Una delle ricchezze che indubbiamente era presente era questo discorso delle pellicce che vi ho già accennato. Le pellicce diventano un elemento fondativo della colonizzazione perché spingono i coloni ad avventurarsi nello stato di Washington all'inseguimento della ricchezza tramite le pellicce, mentre in altri territori magari sono stati altri elementi, non so, l'oro a spingere alla ricerca della ricchezza, qua ci si concentra sulle pellicce. Quindi abbiamo un momento di sviluppo del mercato delle pellicce, si creano delle compagnie di sfruttamento commerciale. Io ho già parlato di quella russo-americana che però si concentra sull'Alaska. Si creano la Hudson Bay, la compagnia di Hudson Bay, la compagnia del Nord-West di Montreal e la compagnia di John Jacob Astor. Sono tre compagnie diverse, una è americana, una è canadese, che però i canadesi fondamentalmente erano coloni britannici, e una era direttamente britannica. C'è rivalità fra queste tre compagnie. Ciascuna di esse stabilisce i propri insediamenti. La compagnia del Nord-West di Montreal crea un insediamento a Spokane. Spokane è un piccolo insediamento dove commerciare con i nativi. La Nord-West Company of Montreal, il nome esatto della compagnia. La compagnia di John Jacob Astor, l'American Fur Company, crea un insediamento molto vicino e lo chiama Fort Spokane. Per invogliare i nativi a commerciare con loro invece che con quelli della compagnia di Montreal, organizza danze e corse di cavalli. Il loro insediamento comunque è più bello, è più sviluppato, è più figo, potremmo dire. Il risultato è che quando la compagnia di John Jacob Astor ha dei problemi, deve ritirarsi,
per altre problematiche non legate a... Stava andando bene questo insediamento, ma aveva altri problemi, doveva ritirare la guarnigione, gli uomini che aveva mandato in quella zona. La compagnia di Montreal compra l'insediamento e si trasferisce. Quindi diventa di proprietà della compagnia del Nord-West di Montreal. Anche l'Hudson Bay si sviluppa e organizza dei propri insediamenti, perché ogni compagnia aveva questa caratteristica di costruire degli insediamenti. Costruisce Fort Vancouver. È una compagnia che ha a sua volta uno sviluppo importante, ma ha anche dei rapporti contrastati con la compagnia del Nord-West di Montreal, nonostante fossero fondamentalmente entrambe filiazioni dello Stato britannico. Tanto è vero che ci sono anche dei morti negli scontri. E nel 1821 ci sarà una fusione ordinata dalla corona britannica. Fondamentalmente prevale la compagnia della Baia di Hudson Bay. La compagnia di John Jacob Astor ha una storia particolare perché organizza due diverse spedizioni per esplorare il territorio, una via terra e una via mare. In questo caso specifico, però, non vi racconto nel dettaglio la storia perché ve l'ho già raccontata, perché è la vicenda del Tonquin, e l'ho raccontato in un altro video, ve lo metto in link. Però possiamo accennare al fatto che fondano Fort Astoria e anche loro hanno uno sviluppo di insediamenti, uno sviluppo di scambi commerciali con i nativi americani. A questo punto abbiamo inglesi e americani che si stanno espandendo in zona, ma nel frattempo in America succede qualcosa, negli Stati Uniti, li chiamo americani, ma si intende statunitensi, succede qualcosa di veramente importante perché si sviluppa la teoria del destino manifesto. Fondamentalmente, gli statunitensi decidono che vogliono mettere le mani su questo territorio. Allora, prima di tutto, viene stabilito un trattato con i britannici che inizia nel 1818 e terminerà nel 1846 di occupazione congiunta di queste zone, che permette di condurre uno sviluppo pacifico della colonizzazione. Gli americani cominciano a inviare sempre più avventurieri, esploratori, navi alla ricerca di ricchezze in questi territori. Anche perché poi succede che un gruppo di nasi forati, una delle tribù dei nativi, un gruppettino si reca a St. Louis alla ricerca di contatti con Clark, uno degli esploratori che era stato nei loro territori, perché sono interessati alla religione, aveva lasciato il ricordo della sua religione e quindi vogliono avere un riscontro di questa religione. La cosa fa il giro dei giornali statunitensi, si discute molto di questa cosa e nasce un movimento missionario per andare a rendere cristiani quei territori e convertire la popolazione nativa pagana. Sia i protestanti che i cattolici iniziano a muoversi in massa. Tanti missionari vanno in questi territori alla ricerca di una conversione, nel tentativo di convincere i locali a convertirsi. Molti di questi, tra l'altro, hanno delle relazioni con i locali, si sposano magari con donne locali. Vicino alla zona di Walla Walla, in particolare, ci sono dei missionari protestanti e a guidarli c'è Marcus Whitman. Una delle teorie che sviluppa, siccome incontra della resistenza alla conversione, è quella che per convincere i nativi a convertirsi servono più uomini cristiani intorno a loro e quindi mano a mano porta sempre nuovi coloni. L'afflusso di nuovi coloni, ve l'ho detto, siamo ancora nel periodo in cui si scatenano continuamente delle epidemie. Non ci sono grandi scontri violenti diretti, ma molti nativi muoiono a causa delle malattie. I capi dei nativi locali attribuiscono queste malattie alla presenza degli uomini bianchi. Non fanno un ragionamento scientifico, non conoscono gli studi di medicina moderni, ma li ritengono portatori di sventura in qualche maniera. E quindi alla fine attaccano l'insediamento di Whitman. E ci sono parecchi morti, è un attacco che porta a decine di morti. Questa cosa spaventa tutti i bianchi della zona che chiedono protezione agli Stati Uniti e gli Stati Uniti si decidono a creare il territorio dell'Oregon. Nasce un territorio che comprende gli attuali stati di Washington, Oregon, Idaho e parti della montagna del Wyoming. Sì, se mi vedete ogni tanto passare lo sguardo perché ho degli appunti, perché
È un racconto che è ricco di nomi e ricordarli tutti non è facile. Io però i discorsi li tengo a braccio, questo anche per scusare eventuali lapsus che possono capitare. Non mi piace prepararmi un discorso in precedenza, preferisco parlare in modo spontaneo. Quindi questa cosa porta a una conseguenza, a uno sviluppo importante. Ora, il fatto di avere questo territorio dell'Oregon significa che non siamo in presenza di uno Stato. Un territorio non aveva il diritto alla sovranità che ha uno Stato. Ogni Stato negli Stati Uniti ha la possibilità di fare delle leggi, ha una propria forza di polizia, tutta una serie di... ha molta autonomia. Un territorio no, ma è soggetto alla sovranità, al controllo, all'influenza, alla sovranità degli Stati Uniti che mettono la propria polizia militare a controllare quello che accade. E in genere veniva inviato un governatore. In seguito a questa situazione che si è venuta a creare, a questo crescente interesse degli americani, c'è un problema da risolvere con gli inglesi. Perché? L'idea su come si doveva spartire il territorio fra i coloni britannici e quelli statunitensi è rimasta ancora incerta. Se vi ricordate, tra 1818 e 1846 è stato in vigore questo trattato che permetteva di congiuntamente sfruttare questi territori. Ma nel 1844 il candidato alla presidenza, James Polk, si candida con lo slogan 3440 or fight, che vuol dire 54 gradi, 40 minuti di latitudine o guerra, che era la linea che era stata indicata dagli spagnoli quando ancora erano preoccupati dall'arrivo dei russi e degli inglesi. E quindi American Polk dice: vogliamo fino a lì? No, che sia tutto territorio nostro. È una linea, se si va a guardare la mappa, piazzata molto a nord. Polk aveva sparato grosso durante le elezioni, ma in realtà ha sparato alto per avere qualcosa. Infatti stava trattando con gli inglesi e alla fine hanno trovato un accordo, e hanno trovato un accordo intorno al 49° grado di latitudine nel Trattato dell'Oregon. Quindi trovano un accordo e finalmente si delinea una linea di confine precisa. A questo punto il territorio comincia a prendere forma, perché comincia ad avere un confine ben delineato, a essere sotto l'influenza degli Stati Uniti. Sopra rimane sotto l'influenza britannica, ma sotto ciò che è sotto quel grado di latitudine è pertinenza degli Stati Uniti. Inizia anche a crescere un movimento di immigrazione che ha la caratteristica di non avere immigrati di colore o quasi, anche perché i primi residenti dello Stato fecero delle votazioni in cui decisero di vietare la schiavitù, ma decisero anche di vietare la residenza agli afroamericani. Qualcuno arrivò lo stesso e qualcuno fu anche tollerato dagli abitanti, addirittura anche benvenuto in qualche caso. Ma fu una netta minoranza. Ancora oggi è uno degli stati, anche se le cose sono un po' cambiate, è uno degli stati con meno presenza afroamericana. Ci sono altre minoranze, asiatici per esempio, ma gli afroamericani sono sempre stati pochini. Questo anche perché non c'è mai stato quello sviluppo agricolo che c'è stato, per fare un esempio, negli stati del sud. Anche perché i territori dello stato di Washington, che erano stati tratteggiati come una cornucopia capace di produrre chissà che cosa, in realtà per motivi climatici sì, potevano essere coltivati, ma fino a un certo punto. Sarà nel Novecento, con l'arrivo della tecnologia moderna, che diventeranno territori veramente in grado di produrre grandi quantità di cibo, e oggi sono territori fertili. A questo punto siamo pronti per la nascita del territorio di Washington, che non è lo Stato. In questo momento, infatti, la creazione del territorio dell'Oregon aveva messo insieme Oregon, Washington, Idaho e parti di Montana e Wyoming, come vi ho detto. Nel 1851-1852 nasce Seattle, tra l'altro. Aumenta la popolazione del Puget Sound, che è una delle zone più importanti di sviluppo sulla costa, e cominciano ad esserci un numero sufficiente di coloni in zona per poter pensare di essere un territorio a sé stante. E quindi il 25 novembre 1852, a Monticello, vicino a Washington, si ritrovano per chiedere al congresso la creazione di un territorio a nord del fiume Columbia, che loro originariamente volevano chiamare Columbia. Un senatore del Kentucky propose però di chiamarlo Washington in onore del presidente. E quindi il 2 marzo 1853 nasce il territorio di Washington.
Originariamente comprendeva anche parti dell'attuale Idaho e dell'attuale Montana, ma quando l'Oregon nel 1859 diventerà uno stato e l'Idaho e Wyoming verranno staccati dallo stato dell'Oregon, verranno aggiunti al territorio di Washington. Ma nel 1863, con la creazione del territorio dell'Idaho, lo stato di Washington trova una forma corrispondente a quella attuale. Lo Stato di Washington, durante questo periodo di sviluppo, deve gestire una serie di problematiche. Isaac Stevens ha il compito di gestire i rapporti con i nativi americani, la presenza sempre più crescente dei bianchi ovviamente crea delle problematiche. La sua politica era quella di cercare accordi, di convincerli ad andare a vivere nelle riserve in cambio del diritto di sfruttamento dei luoghi di pesca che avevano sempre sfruttato nel corso della loro storia. Quindi, li confina nelle riserve, ma possono andare a pescare anche in luoghi al di fuori delle riserve. Una specie di accordo per cercare di trovare un modo di convivere con loro. Ovviamente, questa cosa comunque non era molto ben accetta dai nativi americani. Fra l'altro, c'è un discorso del capo Seattle. Si chiamava così, che è famoso e che viene riportato spesso anche perché ha dei principi ecologistici importanti ed è alla base della Giornata Mondiale della Terra. I testi che ho consultato dicono che a livello storico questo discorso che gli è stato attribuito, l'attribuzione è incerta, non è detto che sia stato pronunciato. Questo non toglie che quello che c'è nel discorso possa essere bellissimo per chi lo ascolta, ma a livello storico forse è difficile ricostruirlo, ma ci sono dubbi sulla fonte perché nessuno era presente al momento cioè la ricostruzione di questo discorso non si basa su prove certe, ma sul racconto che fece un medico a distanza di anni in un'intervista a un giornale. E c'è il dubbio che non abbia raccontato la verità. Quindi è un discorso, che potrebbe non essere mai stato pronunciato. È un discorso però molto famoso e lo potete cercare se andate su internet. Nel frattempo, dovevano gestire anche altre situazioni non semplici. Innanzitutto, e su questo è un episodio divertente, siccome l'ha raccontato già qualcuno, l'ha raccontato molto bene, io ve lo cito e vi rinvio al suo video, c'è la guerra del maiale, che è una guerra di confine con gli inglesi, anche divertente, perché poi alla fine non si è fatto male a nessuno, quindi possiamo anche farci una risata su questa guerra, che è stata raccontata in un video del canale della Biblioteca di Alessandria. Che è un video che si occupa di storia, un video di un canale che si occupa di storia che stimo e vi rimando a quel video tranquillamente perché l'ho spiegato nel dettaglio. Nel frattempo si verificano anche delle corse all'oro anche qui. Come vi ho detto, inizialmente la ricchezza era quella delle pellicce, però a parte che anche quel mercato pian pianino andava esaurendosi. Inizia a essere trovato qualche giacimento d'oro, non grandissime cose, ma il giacimento dell'oro fino Creek comporta un aumento della popolazione, che è sempre su numeri molto bassi rispetto ad altri stati degli Stati Uniti. Ancora oggi sono meno di 8 milioni di abitanti. All'epoca non si raggiungeva il milione di abitanti, anzi si era molto lontani da quella cifra. Quindi, comunque, iniziano piano piano ad affluire ricercatori, minatori, coloni. Nel paesaggio poi troviamo i battelli a vapore. I battelli a vapore erano tipici, un mezzo di trasporto tipico e ci fu una linea che collegava le città litoranee che fu molto importante, fu utilizzata per tantissimo tempo. C'era poi la questione dei cinesi. Molti cinesi erano emigrati in queste terre per lavorare, ma erano malvisti dagli altri lavoratori perché erano considerati personale che abbassava gli stipendi, dato che era città di lavorare anche a condizioni pessime, e Cumiri si potrebbe dire nei giorni di sciopero, quindi non erano ben visti. Questo porterà a pressioni fino a un atto che nel 1882 bloccherà l'immigrazione cinese e negherà la cittadinanza a chi era già lì, tranne ai nati in territorio americano, e che sarà protratto più volte fino agli anni 40. Ci saranno anche degli episodi non piacevoli per la comunità cinese, come il tumulto di Tacoma, in cui nel 1885 una folla aggredì la comunità cinese, 700 persone furono costrette a scappare, 5-6 furono uccise e il loro insediamento fu dato alle fiamme. Quindi una situazione anche di intolleranza nei confronti della comunità cinese, che vide bloccato il proprio afflusso. Potevano far arrivare le mogli, coloro che erano già all'interno prima dell'atto che sospese la loro immigrazione. Nel frattempo si sviluppano le ferrovie. Le ferrovie erano importantissime. Tra l'altro, Isaac Stevens aveva iniziato la sua politica con gli indiani per mettere le ferrovie perché sognava
era un visionario in questo, di avere una linea ferroviaria che collegasse New York a Seattle e che Seattle diventasse il ponte per il commercio fra New York e l'Asia. Un po' troppo, la sua previsione era un po' troppo ampia. Ma lo sviluppo della ferrovia porta ovviamente a un aumento degli scambi commerciali, a un aumento della ricchezza e a un aumento degli insediamenti. Inizia nel Novecento, come detto, inizierà anche a svilupparsi ancora in modo più imponente l'agricoltura, ma già nell'Ottocento iniziano ad esserci le prime fattorie. Devono fare i conti con alcuni eventi come gli incendi del 1889 a Seattle, che vi racconto perché è anche un pochino divertente. L'incendio fu favorito dal fatto che molti dei capi dei vigili del fuoco erano fuori città per un meeting per spiegare tecniche per prevenire gli incendi. Questa cosa mi ha fatto un pochino sorridere, anche se l'incendio non è una cosa piacevole. Una delle ricchezze dello stato di Washington era la pesca. Pescavano il salmone, che era tipico, veramente tanto salmone nelle acque di quei fiumi, crostacei e anche il legno. Era molto ricco il mercato del legno. Loro tagliavano gli alberi nelle foreste e poi li rivendevano. In questo periodo, tra l'altro, arriva il momento in cui lo Stato di Washington ottiene riconoscimento come Stato. Siamo nel 1889 e dopo aver stabilito una propria Costituzione, eletto dei propri rappresentanti con una votazione assolutamente favorevole alla Costituzione, arriva il conferimento della qualifica di Stato, tra l'altro con un episodio anche qui curioso perché per avere la qualifica di Stato bisogna mandare la Costituzione, loro la mandano, aspettano che arrivi la risposta e nel momento in cui arriva la risposta, brutta sorpresa, avete dimenticato di far firmare la Costituzione al governatore, non vi posso approvare come Stato, scrisse il Presidente degli Stati Uniti, quindi dovettero rimandarla, una figuraccia, diciamo, però alla fine sono diventati uno Stato. Succede, e siamo alla fine dell'Ottocento, qualcosa di importante in Alaska. Scoppia la corsa all'oro dell'Alaska. Fu una corsa talmente importante che lo Stato di Washington, comunque abbiamo visto che è vicino all'Alaska, fu influenzato, molti vennero a vivere nei territori dello stato di Washington, comunque c'erano molti esploratori, minatori di passaggio e questo permise, cercatori d'oro più che minatori direi, e questo permise uno sviluppo del commercio ulteriore e in definitiva lo sviluppo delle comunità locali. La popolazione di Seattle, per darvi un'idea, raddoppia in pochi anni, passa da 40.000 a 80.000. Questo però vi dà l'idea, Seattle, che oggi è la città più popolosa, all'epoca aveva 80.000 abitanti. Sono territori, New York, siamo alla fine dell'Ottocento, era già una metropoli, sono territori ancora poco abitati. In questo periodo inizia però a svilupparsi anche una grande azienda che è diventata famosa in tutto il mondo. Nasce infatti la Boeing. La Boeing è nata nello stato di Washington nel 1916. La Boeing è stata protagonista della vita dello stato di Washington fino a una ventina d'anni fa, quando ha deciso di trasferirsi a Chicago. È stato un colpo per lo stato di Washington quando questo è successo, ma la Boeing fa parte assolutamente dello stato di Washington. La presenza della Boeing ha sviluppato l'economia a livello di industria civile, ma è stata anche fondamentale per uno sviluppo importante dello stato di Washington, che durante la Seconda Guerra Mondiale soprattutto era diventata una delle più importanti fabbriche di armi degli Stati Uniti. Lì si producevano molti degli aerei e anche altro. È stata veramente una importante fabbrica di armi ed è stata anche parte, con lo stabilimento di Hartford, se non vado errato, del progetto Manhattan. Come sapete, adesso Oppenheimer è il film di moda nel momento in cui vi parlo, quindi l'hanno visto tutti. Los Alamos va bene, ma prima c'erano vari centri sparsi negli Stati Uniti che avevano dei compiti da svolgere e uno fu impiantato in questa località dello stato di Washington. Quindi c'è uno sviluppo legato alla guerra che oggettivamente, dal punto di vista economico, ha permesso un forte sviluppo dello Stato di Washington. Loro con quella guerra hanno sicuramente guadagnato a livello economico, non c'è discussione, lo dicono i numeri. Quindi, tanto per darvi un'idea, la popolazione residente dal 1940 al 1950 è passata da 1,7 a 2,4 milioni. Stiamo parlando sempre di uno Stato poco popolato. Però vi dà l'idea dello sviluppo. Tra l'altro, questo attirò lavoratori anche da fuori e permise di aumentare la presenza delle minoranze etniche, anche degli afroamericani. Un'altra comunità che dovette affronteggiare un ostracismo all'interno dello Stato di Washington, ma questo è un discorso generale degli Stati Uniti, fu quella giapponese, che era molto presente.
Ma durante la guerra, dopo l'attacco di Pearl Harbor, Roosevelt decise che i giapponesi, o i discendenti giapponesi residenti sulla costa pacifica, dovevano essere portati in campi dove furono costretti a stare. Di questo poi, dopo la guerra, c'è stata una richiesta di perdono, gli americani hanno chiesto scusa, ma molti giapponesi dello stato di Washington furono costretti a questo cambiamento di vita obbligatorio. Ecco, l'insediamento che faceva parte del progetto Manhattan, per la precisione, si chiamava Hanford Reservation and Columbia, no, Hanford Reservation, scusate. Si trovava all'interno quindi di questa riserva di Hanford. E qui sviluppavano soprattutto la produzione del plutonio. Lo stato di Washington, a questo punto siamo arrivati vicini all'epoca moderna, è stato protagonista una cinquantina d'anni fa di una decisione di un giudice abbastanza famoso, la Bolt Decision. 12 febbraio 1974, il giudice federale dello stato, il George Bolt, contro lo Stato, quindi in una causa contro lo Stato, affermò la validità di antichi trattati con le popolazioni native che riconoscevano il diritto di sfruttamento della pesca del salmone nella quota di metà della produzione annua ai nativi americani. Questo, tra l'altro, portò a forti contrasti con la comunità locale, ma fu riconosciuto il diritto dei nativi sulla base di quei trattati. Negli ultimi anni altre grandi aziende sono arrivate nello stato di Washington a sviluppare i propri stabilimenti. La Microsoft, Amazon hanno avuto dei centri importanti in questo stato. È nato Starbucks in questo stato, non farà piacere agli amanti del caffè tradizionale all'italiana. E poi è nata musica di livello, quello mi permetto di dirlo, i Nirvana, per fare un esempio, arrivano da queste terre. Ma questa è la storia recente, la storia di oggi, e la storia di oggi la lascio raccontare ad altri. È una storia, come vedete, lunga, ed è una storia molto diversa da quella che può essere la storia, non so, di New York. Parliamo di terre a lungo poco popolate, di terre vergini, in cui gli scontri con i nativi americani ci sono stati, ma sono un po' diversi da quelli che si sono svolti in altre zone. Tra l'altro, un'altra curiosità. La bandiera è sfondo verde con il busto di George Washington, è stata istituita nel 1923 ed è l'unica bandiera che ha un presidente americano, bandiera di Stato, al suo interno, in questo modo. In precedenza, tra l'altro, esisteva un sigillo che invece rappresentava una donna in un panorama stilizzato. Sono molto orgoglioso nello stato di Washington delle bellezze naturali di questa terra, che indubbiamente sul piano naturalistico non ha niente da invidiare ai posti più belli che ci sono negli Stati Uniti, perché è veramente molto molto godibile. Io credo di avervi raccontato molte cose. Come al solito ci sarà nella descrizione del video l'elenco delle fonti, e questa collana è appena iniziata, sarà molto lunga, ci vorrà tempo per preparare i singoli video, che ho dovuto studiare parecchie cose, perché sono storie lunghe e complicate, e quella dello Stato di Washington è anche una delle più semplici. Sono partito, diciamo, facile. Nel canale trovate tanti altri video di storia, io credo di avervi detto tutto, non vi annoio oltre, e quindi appuntamento al prossimo video.